Ben ritrovati al Dream Social Park per un'altra serata di grande calcio. Per l'azienda League si affrontano Football and Beer contro San Vito. Ed ecco le formazioni delle due squadre. Football and Beer si schiera con Brasiliano tra i pali, Angione in difesa insieme a Lanzaro. La linea di centrocampo è composta da Russo, Salerno e Daniele Papa. In attacco invece c'è Papa Mario. In panchina a disposizione di Annone e De Chiara. Risponde San Vito schierando tra i pali Rispoli, linea difensiva composta da Masullo e Russo, centrocampo con Foglio, Ronca, Sergio e unico riferimento in avanti Malpete. A disposizione in panchina il solo Santitoro. Andiamo a vedere gli highlights del match di questa prima giornata di Azienda League, anche questa è una competizione molto importante del Dream Social Park, squadre fortissime, squadre determinate. Andiamo a vedere subito gli highlights con Football and Beer che si porta subito in vantaggio, bella combinazione tra i due papi che saranno una costante di questo match ed è Mario ad andare in rete. Subito però San Vito va al pareggio con Foglio che sigla l'1-1 sfruttando un tapin sotto rete, poi Daniele Papa spara dalla tre quarti, un tiro imprendibile per Rispoli e porta la sua squadra in vantaggio. 2-1 si chiude così il primo tempo, si riapre il secondo e questa volta di nuovo Papa, però è una torete sfortunata di un difensore di San Vito. Poi Giannone decide di far tutto da solo, supera un difensore e deposita in rete con la complicità del portiere. Di nuovo Daniele Papa ci riprova da calcio di punizione e questa volta fa gol direttamente senza l'aiuto di nessun avversario. Poi un errore di distrazione della difesa di Football and Beer e Malpete ne approfitta per portare la sua squadra sul 5-2, ma poi sarà un monologo interrotto da parte di Football and Beer. Qui Angione, il difensore, si inventa una bellissima discesa e qui invece Lanzaro, l'altro terzino, serve Daniele Papa che vedete fa ubriacare un po' tutta la difesa di San Vito e poi scarica con il tacco per l'altro Papa, Mario, che deposita in rete. Successivamente di nuovo Angione va a cercare gloria personale e la trova siglando l'8-2. Di nuovo un monologo dei due Papa, una questione tra loro stasera, infatti sigleranno entrambi una doppietta. Daniele Papa va in rete e poi sul finire della partita sarà di nuovo Mario Papa il man of the match, è Daniele Papa anche per le giocate e per gli assist che ha prodotto. Il risultato finale di 10-2 per Football and Beer.